palo, anche un cartellino giallo, di questo che potevi fare in 20 minuti, in mezz'ora. Beh, sono entrato, penso bene, ho cercato di dare un contributo alla squadra e sul gol è andata bene, sono stato molto contento di aver fatto questo gol importante. Purtroppo, diciamo, la partita non l'abbiamo gestita bene fino alla fine, quindi adesso ci sarà da lottare per portare a casa questa qualificazione. Cos'è ci ha detto questo finale, soprattutto? Ci ha detto che le partite non finiscono fino a che non arriva il 90esimo, che la Feral Pisalò è una squadra molto molto forte e che quindi se concediamo delle occasioni da gol, prima o poi il gol lo prendiamo perché loro hanno giocatori importanti che in qualunque momento possono risolvere la partita. Dovremo fare una partita di ritorno molto molto attenta e per poter poi finalmente accedere ai quarti. E senti, la tua esultanza particolare era qualcosa che avevi dentro, la voglia di questa correre, toglierti la maglia, sapevi che ti costava poi un cartellino. Sì, ma in questi momenti non si pensa tanto, quindi sono contento, è stata un'esplosione di gioia per me. Mi alleno sempre con grande impegno, quindi insomma poi poter fare questi gol qui sicuramente è una grande gioia. Prima di questa partita il tuo ex compagno Vito Francesco ha detto sono contento che Tommaso sia tornato a fare calci importanti. Sì, è stato passato momenti un po' complicati, un po' di sfortuna negli ultimi anni, come avevo già detto quando sono arrivato, tra infortuni, vicissitudini societarie, mi hanno un po' penalizzato e adesso mi sto però riprendendo tutto con gli interessi. In 3 minuti sei entrato, gol, ammonizione, palo, insomma, volevi fare tutto tu. Sì, sono anche andato vicino a fare un assist per Fischnaller, che è stato molto bravo il portiere a negare il gol. Ripeto, sono contento di aver dato il mio contributo, sono qui apposta anche per poter, diciamo, in parte in corso dare una sterzata alla partita, dare il mio contributo, così ho fatto, quindi sono molto contento, ripeto.